Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svap. Innanzitutto vi chiedo scusa perché sono stato un po' assente queste ultime settimane e dovrei recuperare circa 500 commenti. Sapete, mi piace interagire con voi. Purtroppo o per fortuna in questo periodo, visto che ho le attività chiuse, ho dato priorità al lavoro per ripartire in questo 2021 e quindi non ho avuto molto tempo da dedicare a voi. E di questo vi chiedo umilmente scusa. Ma parliamo del prodottino di oggi, della recensione di oggi. Ospitiamo la Oxfa, un'azienda che ha tirato fuori la Velocity. In uno dei due angoli troverete la recensione anche di quel video. Una mod pod molto interessante perché aveva una pod rigenerabile che funzionava benissimo anche in RTL. Lo stesso disegnatore ha tirato fuori un RTA, un atomizzatore da 7 ml, da flavor, da cloud, dual coil, single coil, con un'innovazione al suo interno, in quanto ha l'aria che la prende dall'alto, ma in realtà le coil verranno investite dal basso grazie all'utilizzo del riduttore di campana. E il fatto che prenda l'aria dall'alto lo rende anche un RTA che non perde assolutamente. Insomma, oggi parliamo del Arbiter di cassa Oxfa. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, lasciare qualche commento, recupererò velocemente e noi ci vediamo subito dopo. Buona visione! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. E questo è il packaging di questa Oxfa Arbiter RTA da 28 mm. In sola impressione vedrete tutte le altre colorazioni disponibili all'interno della confezione. Troveremo un secondo tank in vetro Pyrex da 4 ml di capacità, una bustina delle spare parts contenente una chiavetta che ci servirà a smontare l'atomizzatore, una seconda chiavetta esagonale, un adattatore per i drip tip con attacco 510, degli o-ring, delle guarnizioni di ricambio e dei grani aggiuntivi. Una seconda bustina contenente due lacci di cotone e due coil in NI80 da 0,4 ohm, 28 GA per 3 più 40 GA, 6 spire su punta da 3 mm. Un manuale di istruzione in tutte le lingue, anche in italiano, e dietro troviamo i vari indirizzi social e l'home page che è www.oxfa.com. Atomizzatore che misura alla base 26,5 mm di diametro, questa parte invece grazie al bubble tank misurerà 31 mm di diametro per una lunghezza di 54 mm. Sopra troviamo questo drip tip con attacco 810 in stile Goon, in quanto l'O-ring è montato sul top cap. Questo è il suo drip tip. Tra le spare parts troveremo anche l'adattatore per montare drip tip con attacco 510. Scendendo troviamo invece questa ghiera che ci permetterà la regolazione dell'aria, un inizio, una fine, due le asole contrapposte proprio per la regolazione dell'aria. Bubble tank 6 ml, abbiamo anche il tank dritto che ci permette una capacità di 4 ml. Sotto troviamo invece la scritta Arbiter, CE smaltimento, disegnato da Oxfa, pin con attacco 510, un pin a vite abbastanza sporgente. Andiamo a svitare questa parte e accediamo al deck. Questo è il suo deck, all'interno troviamo anche questo riduttore della campana. Per andare a sostituire il vetro niente di più semplice, basterà toglierlo in questo modo, montare il vetro che più vogliamo. E vi faccio notare subito una cosa. L'aria passerà in una delle due asole presenti, entrerà all'interno della campana e grazie proprio a questo riduttore non andrà a colpire la nostra coil dall'alto, bensì, ve lo monto velocemente sul deck,
Proprio grazie a questo riduttore di campana, immaginate sia montato in questo modo, l'aria farà questo giro e andrà a colpire le nostre coil dal lato. E questo vi assicuro che rispetto a tanti RTA con aria dall'alto la differenza si sente e anche parecchio. Vi consiglio sempre comunque di lasciarlo montato in questo modo, incastrato grazie al suo ring, e andiamo a vedere proprio il deck. Un deck con due piccole torrettine, quindi andremo a montare la prima coil in questo modo e la seconda coil affiancata da questo lato, oppure una single coil in modo diagonale. Qui in queste due asole andremo ad alloggiare i nostri baffi di cotone e le nostre gambine delle coil verranno serrate grazie a questi quattro grani. Vi ricordo che tra le spare parts ci sono anche quattro grani di ricambio sempre esagonali. In più, nel momento in cui usciranno le nostre gambine, grazie proprio al disegno di queste torrette, con la nostra tronchesina saremo facilitati nell'andarli a tagliare. Altra cosa che hanno fatto, hanno isolato, perché questa è la torretta del positivo, l'hanno isolata con questo isolatore giustamente sia sulla parte interna, ma l'hanno isolata anche sulla parte esterna. Adesso non ci resta che andare a fare una semplice rigenerazione. Montato sulla Mod Pod di casa Oxva, uno spettacolo, andate a vedervi le recensioni, in uno dei due angoli troverete il link, usiamo la chiavetta esagonale per allentare i grani. Ok, fatto questo, ci posizioniamo il riduttore sopra, in questo modo, così. Apriamo il top cap, lo svitiamo in senso antiorario per fare il refill. Mezzo giro e andiamo a refillare. Due asole molto molto grandi.
Tappiamo. Mezzo giro, così, perfetto. E adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questo nuovo prodottino di casa Oxba. Piccola correzione prima di andare a provare questo Arbiter di casa Oxba. Dimensioni della base del deck sono 28 mm e non 26.5. Io i dati li avevo presi direttamente sul sito della Oxba. Per il resto un atomizzatore, ragazzi, che vi sorprenderà. Intanto andiamo a fare un tiro, sono a 65 watt, aria tutta aperta, come potete vedere, ecco, ho portato a fuoco, una bella bestiolina, Steam Creep qui tremerà. Dual coil, ho usato le coil in dotazione, e questo è il tiro che vi regala. Un atomizzatore innanzitutto che non perde assolutamente grazie al fatto che prende l'aria proprio da sopra. Ma noi lo sappiamo, preferiamo gli atomizzatori che prendono l'aria dal basso e vanno a investire la coil proprio dal basso. Qui, grazie al riduttore di campana, i disegnatori di questo Arbiter hanno trovato la soluzione ideale per avere un atomizzatore che non perde, un atomizzatore che funziona bene sia in flavor che in cloud, in single coil, con una coil da 0,3, da 0,4, portata a 30-40 watt, fate del flavor eccezionale, grazie anche al fatto che se volete potete utilizzare anche un drip tip più piccolo, perché nella nutrita dotazione tra le spare parts trovate, oltre che alle coil, oltre che ai baffetti cotone, oltre che gli o-ring, anche l'adattatore per utilizzare un drip tip con attacco 510. Ma la caratteristica di quel riduttore di campana fa sì che avete un hit da paura. All'inizio non ci credevo, pensavo ci fosse qualcosa che non andava. In realtà quel riduttore vi regala un hit che rispetto a tutti gli altri RTE che ho provato è veramente sopra la media. Quindi magari a chi svapa da cloud, da flavor, con questo atomizzatore può pensare di andare a abbassare anche quella che è la percentuale in cui tiene utilizzata. La regolazione dell'aria, io lo utilizzo tutto aperto, in single coil sui 35 watt preferisco andare a chiudere per metà le feritoie dell'aria. Ragazzi, Arbiter insieme a questo altro prodottino qui, a questa Velocity, secondo me Oxba qui ha tirato fuori due prodotti interessanti che funzionano bene. In giro abbiamo visto, no? Utilizzavano chiusura anidride d'api, regolazioni d'aria particolari per cercare di non farlo perdere. Loro che hanno detto, bene, facciamo passare l'aria da sopra, facciamo sì che l'aria faccia un giro e vada a investire le coil da sotto, non compromettiamo l'aroma, aumentiamo l'hit e tiriamo fuori l'Arbiter, che anche se è fatto bene esteticamente a vederlo così non mi fa impazzire, non sono proprio abituato ad utilizzare atomizzatori così grossi e subito il pensiero mi va a Steam Creep, mi va a tutta la serie degli Aromamizer, il pensiero mi va lì, perché comunque il mio punto di riferimento per ciò che riguarda gli atomizzatori RTA di queste dimensioni che funzionano bene, tutti noi andiamo a pensare subito agli Aromamizer, ma io il confronto l'ho fatto anche con lo Zeus di casa Geek Vape. E qui ragazzi, qui vi dico che l'aroma qui veramente fa la differenza. E poi l'hit, se state cercando proprio un atomizzatore da cloud, da flavor, che vi regali un hit importante e magari vi aiuti anche a abbassare la vostra percentuale di nicotina, secondo me su questo Arbiter dovete farci un pensierino. Andiamo a fare un altro tiro, perché ci sta. Cioè, il vapore è cremoso, è buonissimo. Le coil che hanno dato in dotazione funzionano bene, quindi non ho avuto necessità di provare altre coil. Ho utilizzato una delle due coil per andarlo a testare in single coil. Secondo me qui, ragazzi, qui hanno lavorato veramente, veramente, veramente
Bene. Il prezzo di questo prodottino non lo so, non so se è già disponibile in Italia, ho fatto una veloce ricerca su Google, però non sono riuscito a trovare un prezzo di riferimento nostro italiano. Nei commenti fatemi sapere se avete avuto la possibilità già di provarlo, se avete avuto la possibilità di acquistarlo, fatemi sapere anche i prezzi, dove è possibile anche acquistarlo al miglior prezzo, e fatemi sapere qual è il vostro setup e come vi state trovando, se le sensazioni che ho avuto io su questo Orbiter corrispondono alle sensazioni che avete avuto voi utilizzando. Bene, noi siamo arrivati alla fine anche di questo video. Lasciate qualche like se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Mi raccomando, commentate perché tornerò a rispondervi anche nei commenti. E come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao, alla prossima!